e questa esperienza è stata bellissima. La consiglieresti a qualcuno? Sì, assolutamente sì. Quindi quest'oggi ti riporti un qualcosa? Che cosa? Stasera riporto a casa un bel bagaglio di emozioni e prenderò spunto da tutto quello che ha detto Sara e comincerò a lavorare. E oltre che a Sara, chi ringrazi oggi? Ringrazio te, ovviamente. Ruffiana. Ringrazio la mia amica Nadia che mi ha fatto conoscere, mi ha portato qua. E l'ultima che devi ringraziare chi è? Me stessa. Brava. La prima. Ho imparato. Eli, e poi sono contentissima di aver conosciuto questa ragazza. Io sono un bellissimo percorso che all'inizio non avevo preso in considerazione. Poi la Sara mi chiama e mi ha detto che dovevo farlo perché ne avevo bisogno. E quindi ho preso l'occasione e ho capito che se vogliamo essere donne con la D maiuscola bisogna prenderci cura di noi stesse e che le maschere prima o poi ci si ritorcono contro. E quindi io grazie a tutti che mi hanno accompagnato, poi grazie alla Sara perché lei è stata, quest'anno è stato molto importante nella mia vita. E grazie a me stessa perché con tutte le mie paure, le mie sofferenze, le mie angosce, il mio non sentirmi bella, però sto andando avanti e ho scoperto quanto è bello vivere. Brava! Guarda che bello! Belle d'oca! E per ultima e non per ultima? Per ultima e non per ultima, vieni qua! Ed è stata un'emozione partecipare al corso e ricevere finalmente il mio attestato. È stato un enorme piacere, emozione grandissima incontrarvi, fare il percorso di PNL, fare questo percorso. Quello che ricevi ti ritorna. Sara mi ha dato tanto e l'ho voluto condividere con la mia amica Donatella perché è una persona che stimo molto. Quando mi hai chiesto l'altra volta lo consiglieresti, no, l'ho trascinata più che consigliarla con me perché è una persona che se lo merita, perché le voglio bene, perché quindi consigliarlo sì, ringraziare tutti voi che avete partecipato, voi che l'avete creato, ideato questa cosa mi porto a casa? Una rosa acciaccata e un attestato. Ma mi porto a casa soprattutto quel qualcosa che non si vede, che rimane dentro, e di questo me ne sono sempre grata. Grazie. Grazie.